Buongiorno e bentornati nella Tana della Volpe. Oggi parliamo di nuovo di libri e lo facciamo con il libro Giappone passato, che è Dopo lo spettacolo di Hirano Keiichiro. Se avete seguito un po' i video passati sapete che Libro Giappone è un book club, un social book club fondato su Instagram da 5 bravissime ragazze, blogger, studiose, amanti della cultura giapponese, di cui vi metto tutti i contatti Instagram sotto, ed è quindi un book club che funziona in modo molto classico, in qualche modo, come tutti i book club, cioè loro scelgono un romanzo, danno un tot di tempo per leggerlo e poi selezionano una settimana su Instagram durante la quale parlare e commentare questo libro con l'hashtag Libro Giappone. Quindi sicuramente lo conoscete, avrete avuto modo di vedere come funziona anche in passato, e la cosa nuova rispetto agli altri incontri e agli altri libri è che per questo Libro Giappone tutte e 5 le fondatrici sono venute nella Tana della Volpe da Inari a Torino e hanno quindi parlato insieme a noi, chiacchierato insieme a noi proprio di questo romanzo, con un pubblico molto interessato e molto partecipe. E quindi mi sa che mi tocca un pochino fare questo brevissimo riassunto su quello che abbiamo detto, su quello che ci siamo scambiati come sensazioni. Dopo lo spettacolo, appunto, è un testo, un romanzo di Hirano Keiichiro, che è un autore nato nel 1975, quindi un autore giovane, che comunque ha raggiunto grandissimi livelli di fama in Giappone già da un ventennio più o meno. Quindi scrive già da quando è sui 20 anni, ed è un autore che è riconosciuto in Giappone, in patria, come un autore molto acculturato, molto solido anche dal punto di vista della sua personale conoscenza. Questo non è secondario, perché quando si entra poi nel mondo di Dopo lo spettacolo si incontrano diversi personaggi che hanno in effetti un rapporto con la cultura molto particolare, e ci sono durante tutto il racconto, durante tutta la narrazione, pillole anche molto approfondite di cultura europea, tedesca, filosofia, economia, molto importanti, molto, molto lunghe anche come descrizioni, che quindi dimostrano un po' la preparazione di questo autore, per noi ancora sconosciuto. Dopo lo spettacolo è stato tradotto da Laura Testaverde, di cui abbiamo avuto anche una breve intervista e magari un giorno o l'altro riuscirò a farvela vedere, da un originale che si intitola Machine no Wari ni. Cercherò di farvi un brevissimo riassunto di questo romanzo, sono più di 450 pagine, quindi ha uno sviluppo abbastanza approfondito, forse anche lento per certe cose. La storia ruota intorno a due protagonisti principali: Makino, che è un musicista, suona la chitarra classica, un concertista molto famoso che ha un talento spropositato, un talento, una precisione tecnica soprattutto, senza confronto, senza paragoni. E dall'altra parte invece abbiamo Yoko Komine, che è una giornalista, una figlia di un regista jugoslavo, quindi mamma giapponese, papà straniero, che vive per la maggior parte della sua vita in Europa e che quindi inizia poi a lavorare per questa agenzia di stampa francese, viaggiando soprattutto in territori di conflitto. I due si incontrano all'inizio del libro, quindi siamo proprio nelle prime pagine, alla fine di uno spettacolo di Makino. Vengono presentati da una conoscente comune e in qualche modo già da subito, nonostante un po' di fastidio che si può percepire reciprocamente, alla fine della serata queste due persone scoprono di essere in qualche modo affini e quindi si innamorano, potremmo dire. Tutto il romanzo fino a un certo punto ruota intorno a un continuo rincorrersi di queste due persone. Lei ha un compagno che si chiama Richard, che è americano, e lui invece no, però sta attraversando una grossa crisi artistica, quindi sono in due momenti della loro vita particolarmente difficili, particolarmente complessi. Lei poi viene mandata come reporter di guerra in Iraq e quindi c'è un periodo in cui queste due persone si scrivono, si sentono, si pensano molto. Quindi le prime, io direi anche quasi 200 pagine del libro, ruotano attorno a questa relazione ancora mai nata, che però si basa su una immediata affinità verso l'altro, uno stare molto bene insieme all'altra persona e un percepire che l'altra persona è in una certa misura l'unica con cui si riescono a fare certi discorsi, l'unica con cui si riesce a essere in un certo modo, l'unica con cui si è tra virgolette se stessi, anche se poi questo tema viene ripreso in tanti momenti. Oltre ai due protagonisti, chiaramente ci sono tutta una serie di comprimari, tra cui soprattutto due, che sono Richard da un lato e Mitani, che è l'assistente di lui
una donna molto più giovane, i protagonisti sono tra i 38 e i 40 anni, Mitani a quanto si percepisce è invece sotto i 30. Chiaramente la presenza di questi due comprimari che ruotano attorno ai due protagonisti principali non può che complicare la relazione. Relazione che sembra svolgersi in maniera abbastanza lineare fino a un certo punto, quando succede un evento che non si può dire perché sarebbe uno spoiler molto grande, ma diciamo avviene un evento molto brutto, viene compiuta un'azione molto crudele e la storia di questi due personaggi in qualche modo shifta, cambia direzione. Avrebbe potuto andare in una certa maniera, ma con questo evento va in tutt'altra maniera. È molto difficile poi andare nel dettaglio di quello che è il libro senza rivelare questo avvenimento, però diciamo che comunque emergono delle cose molto significative all'interno di questo romanzo, che ha un finale che in particolare, un finale che a me ha fatto dire ah, meno male, perché quando io ho letto le pagine in cui si compie quest'atto per me efferato, la reazione è stata quella di chiudere il libro, buttarlo dalla finestra e non volerlo vedere mai più. È proprio stato un gesto particolarmente antipatico, particolarmente crudele e molto affine a una certa narrativa drama o manga anni 70, anime anni 70. Al di là di questo evento e poi nelle modalità in cui tutto si sussegue in seguito, ci sono degli elementi chiave che a me hanno colpito particolarmente all'interno di questo romanzo. Uno, per esempio, che è quello che accennavo prima, è il modo in cui l'amore, una relazione di coppia, una relazione d'amore agisce su di noi. Cioè, la persona con cui stiamo davvero bene, cioè quella persona che ci fa sentire bene con noi stessi, è una persona che ci permette anche di amarci di più. E quindi l'amore dell'altro funziona anche, agisce anche, come amore per se stessi, cioè come accettazione di se stessi e come riscoperta della parte migliore di noi. Questo viene fuori molto all'inizio, quando il protagonista maschile si comporta proprio in modo molto più sciolto quando c'è Yoko accanto a lui che non quando magari è invece in un contesto diverso. E quindi l'azione dell'altro, l'azione dell'amore come elemento che ci migliora anche, che ci migliora e che ci permette quindi di amarci di più. Questo elemento è anche interessante da comprendere se si guarda per esempio un TED Talk dell'autore stesso di Hirano Keiichiro, che trovate online su YouTube e trovate sottotitolato, se io riesco ve lo linko. E è proprio l'idea che noi possiamo incontrare tante persone, possiamo innamorarci di tante persone e frequentare tante persone, ma percepiamo subito la differenza quando l'altro è una figura diversa dalle altre, quindi quando ha qualcuno che veramente ci fa stare a nostro agio e che quindi, al di là di tutto, vale la pena conoscere, vale la pena inseguire, tra virgolette. L'altro elemento che viene fuori di nuovo spesso in questo testo è l'idea che l'essere umano agisca e abbia tante facce, cosa che in qualche modo può farlo apparire simile a Pirandello, ma che in realtà secondo me non è, nel senso che qui, e si capisce soprattutto dopo, quando questa cattiveria viene compiuta, quindi quest'atto stravolge un po' la storia, di come in realtà non ci possiamo nascondere dietro l'idea che ci sia un vero io e un io falso, mosso magari da qualche sbaglio, da qualche errore. L'essere umano è tante cose e tutte queste cose sono vere, tra virgolette. Alcune ci piacciono di più, altre ci piacciono di meno, ma tutto questo insieme di cose siamo noi. Spiegato malissimo, ma leggendo il libro poi chiaramente lo capirete. E poi appunto c'è ancora un altro elemento che è molto particolare in questo testo, e che è l'apertura internazionale, cioè è un testo che si sviluppa, un racconto che si sviluppa a livello globale, quindi soprattutto grazie a Yoko noi passiamo da Tokyo a Nagasaki, poi andiamo a finire in Iraq, poi andiamo a Parigi, poi andiamo a New York, andiamo a Ginevra e veniamo coinvolti in faccende mondiali che non sono quindi solo giapponesi, ma che sono quelle a cui noi forse siamo anche più avvezzi, quindi la guerra in Iraq, la crisi economica del 2008-2009, insomma tutta una serie di eventi che ci vengono anche spiegati abbastanza nel dettaglio e che collocano i protagonisti in un contesto che non è più solo l'arcipelago giapponese, ma che è più vasto. E questo è uno di quegli elementi che ad alcuni ha creato un po' fastidio, nel senso che
per qualcuno queste spiegazioni, questo sforzo all'internazionalismo è stato un po' forzato. In realtà personalmente non l'ho trovato sgradevole, l'ho trovato un modo di coinvolgere i personaggi in un contesto globale che in qualche modo comunque in effetti ci riguarda tutti quanti. Non potendo parlare oltre della fine, quindi di quello che io ritengo sia la conclusione, una conclusione che forse è sospesa, forse non è sospesa, forse si chiarisce, insomma le interpretazioni sono state anche tante, anche tra chi ha letto il libro. Io ritengo sia il caso di chiudere qua, perché sta diventando un video lunghissimo. Avendo tante cose di cui vorrei parlare, in realtà non posso parlare di tutto e quindi questo mi spiace. Per ora vi consiglio caldamente di leggerlo, questo libro. Il prossimo libro Giappone sarà anche un libro molto interessante, perché sarà il nuovo romanzo di Murakami Ryu, 69, pubblicato da Atmosfere, tradotto da Gianluca Coci. Noi ne parleremo in negozio tra l'altro giugno, ma iniziate a leggerlo perché è il prossimo libro Giappone. Io davvero mi fermo qui. Se questo video vi ha incuriosito, se questo romanzo vi stuzzica, pollice su. Se non vi siete ancora iscritti al canale, potete farlo quando volete, così continuiamo a parlare di Giappone. Se invece vi siete già iscritti, grazie. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!